In quel tempo Gesù disse alle folle: Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo, o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Bentrovati a tutti, carissimi figli e figlie. In questo tempo d'avvento abbiamo ripreso il cammino in questo nuovo anno liturgico, domenica scorsa, e abbiamo introdotto con un verbo che abbiamo preso dal Vangelo, le nostre riflessioni settimanali. In questa settimana il verbo abbiamo visto è l'esortazione che ci viene data da Gesù a vegliare. Lo abbiamo ripetuto diverse volte già nelle omelie di domenica scorsa, durante le varie messe nelle tre parrocchie. Non immaginavo di dovermi nuovamente cimentare a registrare riflessioni, ma lo faccio soprattutto per quanti purtroppo rimangono a casa e sono impossibilitati a partecipare alla celebrazione eucaristica, perché possa arrivare piuttosto che la parola, la mia vicinanza e tutto quanto il mio affetto. Stiamo vivendo questo periodo nuovamente un po' così frammentario in cui personalmente ancora non riesco a trovare unità. E per via di tante situazioni, appunto, perché non tutti possiamo essere presenti, per cui a volte anche i messaggi arrivano spezzettati, le indicazioni da dare agli altri. Oggi c'è uno, domani purtroppo non c'è per ovvi motivi, e quindi è davvero un momento difficile, ma che vi assicuro, anche se pesante, pesante, non mi scoraggia. State tranquilli, perché so che posso contare su Dio e anche su di voi. Per cui prendete questa mia parola come, ripeto, un atto della mia vicinanza e del mio amore nei vostri confronti. Voglio soltanto richiamare brevemente quanto ci siamo già detti domenica, ripeto, per parteciparlo anche a chi non ha potuto ascoltare. Ci sono ovviamente in internet, dicevo, altre relazioni, altri stimoli di sacerdoti molto più validi, quindi prendiamo tutto quello che ci possa far bene, ma soprattutto non ci distogliamo dalla preghiera, perché questo è il momento di preghiera. Quello che deve arrivare al nostro cuore è il beneficio che ci viene dato da Dio, perché le parole passano, sappiamo, ma la parola di Dio rimane sempre, per cui quella è la cosa più importante. E in questo tempo una parola buona fa molto bene, lo sappiamo. Ci prepariamo quindi in questo tempo a vivere poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche la novena di Natale, quindi ci sarà tutto, stiamo tranquilli, sempre nell'ordine e nel rispetto delle regole che vi chiedo vivamente di osservare se vogliamo andare avanti e uscire via da questo tunnel. Ho voluto prendere l'immagine, un particolare, di un dipinto del 1600 di Georges de Latour, questo pittore francese, che nella sua, diciamo, nel suo lavoro ha rappresentato una sequenza di Maddalene penitenti, che solitamente, e questa è una caratteristica di questo autore, vengono illuminate da una piccola fiamma che esce da un vaso di vetro alimentato con l'olio, che mi dà l'idea appunto dell'attesa, della vigilanza. L'abbiamo ascoltato nel Vangelo l'importanza di vigilare, di essere sempre attenti,
di fare attenzione. Sono queste due espressioni che vogliamo ricordare, che Gesù ci ha dato e che vogliamo ricordare per la nostra vita in questo tempo. Nel suo significato biblico, il termine vegliare indica rinunciare propriamente al sonno della notte. Lo si può fare per prolungare il proprio lavoro, ci ricorda la Sapienza, oppure nel Salmo 127 si dice che si veglia per evitare di essere sorpresi dal nemico. Da qui appunto un senso metaforico. Vegliare significa essere vigilante, lottare, potremmo dire, contro ogni forma di torpore e contro la negligenza, per poter giungere alla meta prefissa, come dice il libro dei Proverbi al capitolo 8. Per noi credenti, la meta sappiamo, è quella di essere pronti ad accogliere il Signore quando verrà il suo giorno. Per questo il credente veglia ed è vigilante per vivere nella notte senza però essere della notte. E che cosa significa accogliere il Signore? Quando verrà, cioè, il suo giorno? Noi sappiamo che tre sono i momenti in cui Cristo si manifesta nella nostra vita. Una volta lo ha fatto quando è venuto 2000 anni fa. San Bernardo nei suoi discorsi ci ricorda che quando è venuto, noi l'abbiamo conosciuto nella carne, e poi verrà nella parusia finale, quella venuta di cui si parla nell'Apocalisse, ma anche in Luca, quando Gesù al capitolo 3 afferma che nell'ultima venuta ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. E poi ce n'è una intermedia, che sembra quasi occulta, dice San Bernardo, in cui sembra che solo gli eletti lo possano vedere dentro se stessi e che le anime loro ne vengano salvate. C'è quindi questa venuta intermedia che noi dobbiamo imparare a scorgere oggi, oggi. Oggi Gesù sta passando anche nella mia casa e noi dobbiamo essere attenti, dobbiamo guardare. Ripeto, riprendendo quest'immagine della luce, della candela che avete davanti a voi, davanti ai vostri occhi, se riprendete tutto il quadro, potrete notare che la Maddalena è in una sorta di contemplazione davanti a questa candela, con la mano sul mento, in atteggiamento di chi, nella postura di chi sta fissando e si perde in quella fiamma, nei suoi ricordi. L'altra mano invece è posata sul teschio, quindi contemplando la morte, ma anche, come possiamo dire, il peccato, quindi contempla e rivede la sua vita. Maddalena avrebbe potuto vigilare di più sulla sua vita, ma per fortuna ha avuto questo incontro con Dio. Ha avuto questo incontro con Cristo che non è arrivato troppo tardi nella sua vita, per cui ha avuto modo di convertirsi, di lasciarsi toccare da questo amore e di, nella penitenza, ritrovare l'amore perfetto con Cristo, in Cristo soprattutto. E a noi viene questa immagine che ci fa riconsiderare la nostra giornata, il nostro quotidiano. Quante volte Cristo passa nella mia giornata? E io non sono attento a scorgerlo. Quante volte i nostri occhi non sono aperti, individuando i segni di Dio, magari nei volti di chi mi sta accanto,
nelle nostre case, non ce la facciamo a guardare più la persona che abbiamo accanto, quella che abbiamo scelta e da cui siamo stati scelti. Dobbiamo allora ritornare a vegliare sulle persone a noi care, sui ragazzi, sui giovani, sugli anziani, sul nostro modo di essere cristiani. San Gregorio Magno, il cui nome significa appunto colui che vigila, che sta attento, Gregorio significa questo, ci aiuta a comprendere che la veglia è anche una sorta di contemplazione, ci porta verso la contemplazione, quindi ci apre la contemplazione, a salire cioè qualche gradino più in su rispetto a quello in cui ci troviamo, ad elevarci con il nostro animo. Dice così San Gregorio: le grazie della contemplazione non ci saranno mai concesse se non ci applichiamo con la massima cura alla meditazione, alle letture quotidiane, alla preghiera, e se non cerchiamo di approfondire le verità che sono alla nostra portata. Le verità che sono alla nostra portata. Non parla di altre verità San Gregorio, ma semplicemente dice che noi abbiamo ogni giorno delle verità che dobbiamo custodire. E queste sono la parola di Dio e l'Eucaristia. Vi invito quindi a custodirle, a vedere davvero con gli occhi della fede quello che noi ogni giorno usiamo, di cui ci dobbiamo cibare, che dobbiamo apprezzare sempre di più. Quindi mi raccomando, se noi ci distacchiamo da queste due verità, siamo finiti. Non riusciamo ad affrontare più questo cammino. La parola di Dio e l'Eucaristia, dando loro il giusto valore, mai sprecandole, devono costituire la forza nella nostra vita. Ecco, il mio augurio allora, perché questo cammino d'avvento, non mi voglio dilungare, possa essere un cammino in cui stiamo attenti. Abbiamo perso troppo tempo, abbiamo perso forse cose importanti già della nostra vita, soltanto perché ci siamo fatti prendere dal sonno. Cerchiamo di non perderci ciò che ora abbiamo nelle nostre mani, di non perdere la nostra vita. Vegliamo, stiamo attenti, per non vivere mai di rimpianti, ma sempre con la speranza verso qualcosa di più bello, verso qualcuno che è Cristo Signore, che quest'anno verrà a salvarci. Buon avvento a tutti.